Si è concluso con successo il primo Festival di Beach Volley Riviera di Cedri, evento che ha ospitato il torneo nazionale Serie Beach 1 e il campionato regionale maschile e femminile Under 21. Soddisfazione degli organizzatori e grande applauso dei molti che hanno partecipato alle diverse attività e invaso la spiaggia di Santa Maria del Cedro, che ha fatto da suggestiva cornice ai momenti di gioco esaltando questa disciplina sportiva e ai quelli più ludici della convivialità e dell'aggregazione. Un progetto riuscito, partecipato soprattutto, che raggiunge anche i livelli nazionali e internazionali per le presenze. Che cosa rappresenta per una cittadina come quella di Santa Maria un evento come questo? Ma con una battuta rappresenta un buon inizio, perché l'intenzione è quella di iniziare un nuovo percorso, un nuovo progetto legato al beach volley. Abbiamo accettato la sfida, abbiamo corso come dei dannati per organizzare in pochissimo tempo l'evento. Abbiamo avuto la fortuna di avere a fianco dei partner straordinari, grande passione, grande cuore. Considera che l'evento è organizzato dal Comune di Santa Maria del Cedro in collaborazione con Arca, in collaborazione con Ecotour, ma soprattutto con le associazioni sportive dilettantistiche di Camigliate Losilano, di Belvedere, la Smile Sand, la Polisportiva Valle Argentino. Ecco, è un altro modo di fare rete tra imprese, amministrazioni comunali, gli enti, le associazioni, in questo caso sportive, e abbiamo dimostrato a noi stessi innanzitutto che siamo capaci di organizzare eventi dignitosissimi. Sinergia tra le varie associazioni, rete tra pubblico e privato, tutto gira intorno a un elemento, lo sport che diventa socializzazione, lo sport che diventa aggregazione, ma lo sport che diventa anche attrattore dei nostri contesti territoriali. Sì, è evidente, oramai abbiamo iniziato questo percorso, stiamo cercando continuamente eventi sportivi capaci di attrarre flussi turistici, come in questo caso, come è accaduto a luglio con gli scacchi, come è accaduto a giugno con il Gran Fondo Terun, ed è il nostro modo di raccontare che in Calabria, che è nella Riviera dei Cedri, si possono fare attività sportive fortemente legate al turismo e si possono fare soprattutto in rete.